Ciao a tutti, io sono Diego, questo canale si chiama Cose Cinesi e questo è il DJI Tello, anzi il Rise DJI Tello, nato dalla collaborazione di DJI che ha curato il software, di Rise che l'ha costruito e di Intel che ci ha messo il chipset. In 80 grammi circa di plastica veramente buona abbiamo una camera da 5 megapixel che registra video a 720p, una batteria che dura 10-13 minuti e una stabilizzazione sulla camera che è una cosa spettacolare, veramente mi ha stupito. Nella confezione inoltre troviamo un pieghevole con delle informazioni inutili, due eliche di scorta e una batteria da 1100 mAh ad una cella che garantisce un'autonomia di circa 10-13 minuti, si carica in un'ora e 20, almeno la mia si è caricata in un'ora e 20. Dicevo che i materiali sono estremamente buoni, le braccia anche se sono così a tralicci sono solidissime e super resistenti come pure i paraeliche. I motori invece sono brushed, quindi non brushless, sono a spazzole, adeguati e sufficientemente potenti per questo tipo di drone. Girando il Tello possiamo vedere sotto la pancia le feritoie per l'aerazione e due sensori ottici, il doppio sensore ottico che aiuta il drone a mantenere la posizione orizzontale in maniera efficace e precisa, anche con vento abbastanza forte il drone resta al suo posto. Sul muso c'è la camera e un LED che ti fa capire quali sono le modalità di volo. La camera è fissa, non è orientabile come potete vedere, e la sua particolarità è che è stabilizzata elettronicamente e questa cosa veramente funziona molto molto bene come vedrete nei video tra poco. Il funzionamento è veramente molto semplice, si tira fuori la batteria dalla scatola e si infila nel vano sul posteriore del drone. Con una semplice pressione, non c'è scatto, la batteria si fissa. Sul lato destro c'è il pulsante di accensione e spegnimento, con un semplice clic il drone si accende e il LED sulla parte frontale inizia a lampeggiare segnalandoti appunto che il drone è in funzione. Una particolarità di questo drone è che la batteria si ricarica attraverso una porta micro USB presente sul fianco del drone stesso. Questo è un aspetto positivo ma anche negativo perché non potete volare mentre caricate un'altra, se avete un'altra batteria, una seconda batteria, non la potete ricaricare perché vi serve il drone per poterla caricare. Il Tello non ha il telecomando, si utilizza il proprio telefono, il proprio smartphone per utilizzare il drone. Potete scaricare l'applicazione dai vostri market e una volta installata l'applicazione bisogna connettersi alla rete wifi che il drone genera quando è acceso, dopodiché attivando l'applicazione abbiamo l'interfaccia e lo streaming video in tempo reale sul telefono. Attraverso l'applicazione, oltre ad utilizzare gli stick virtuali per muovere e quindi volare con il drone, si possono modificare alcuni parametri e una cosa va detta che questi parametri non vengono memorizzati quando spegnete e riaccendete l'applicazione. Purtroppo, tipo la qualità del video o delle foto, bisogna sempre reimpostarla ogni volta che si attiva l'applicazione. Questo qui secondo me sarebbe una cosa da andare a sistemare su questa applicazione. DJI ha fatto un ottimo lavoro anche in questo senso, l'applicazione è veramente molto semplice e intuitiva da utilizzare, specialmente l'accesso alle varie modalità di volo particolari che sono state pre-programmate da DJI è veramente molto semplice, abbiamo il 360, il bounce mode, i flip, il throw and go, l'up and out e il circle mode che vedremo nella prova di volo tra poco. Dall'interfaccia principale il primo pulsante, l'icona che c'è in alto a sinistra, è quella che permette di fare il decollo automatico. Una volta premuta ci verrà proposto appunto di fare il decollo semplicemente tirando il cursore verso destra. E proviamolo questo Tello. Ho scelto naturalmente una giornata piovosa come tutte quelle di questa primavera e anche piuttosto ventosa, quindi ho messo a dura prova le caratteristiche di resistenza all'aria di questo bel Tello. Quindi prima di volare bisogna ricordarsi di andare a mettere a manetta il bitrate del video e la qualità della foto in height e solo a quel punto si può decollare. Decollo che avviene premendo il pulsantino che c'è in alto a sinistra, una pressione, uno slide, il drone avvia i motori e grazie al barometro e soprattutto grazie ai due sensori ottici presenti sulla pancia del Tello riesce a mantenere molto molto fedelmente la posizione orizzontale.
adesso testiamo appunto questi sensori ottici. Guardate cosa faccio. Prendo il drone e lo tiro via e lui torna alla sua posizione. Praticamente quello che farebbe un drone con il GPS. Ora, questo non è un GPS, però veramente ci va vicino. Diciamo che è l'alternativa migliore ad avere il GPS sul drone. Funzionano veramente bene questi sensori ottici. Brava, brava DJI. A questo punto invece ero convinto di aver attivato il video, ma in realtà non si è registrato un bel niente. Non ho capito come mai. Una cosa che bisogna tenere a mente del Tello è che quando si attivano le modalità di volo automatiche, che vedremo tra un attimo, la registrazione parte da sola e interrompe l'eventuale registrazione già attiva. Quindi se voi pensate di fare un video dall'inizio del volo alla fine tutto continuato, questo non è possibile, perché ogni volta che attivate una modalità di volo particolare, alla fine della procedura, insomma della routine di volo, la registrazione si interrompe. Ora proverò le modalità di volo preimpostate sull'applicazione. La prima che testerò è il Circle Mode. In pratica il drone vola a circonferenza attorno a un punto centrale. La camera non ha un tracking, quindi non è che mi vede. Bisogna mettersi al centro del cerchio che lui effettua per essere sempre inquadrati. Come potete vedere, la qualità è veramente buona, la qualità video. Non mi aspettavo delle immagini così nitide e ben definite. La stabilizzazione, come ho già detto, è eccezionale, veramente una cosa che mi ha strabiliato. Avevo visto altre recensioni, ma non mi aspettavo davvero dei video così buoni come quelli che ho ottenuto con questo Tello. L'accoppiata sensori ottici con la stabilizzazione elettronica del video registrato è eccezionale e permette i risultati che state vedendo. Se guidate il drone in questo istante, vedete com'è inclinato in realtà, perché il vento è veramente molto forte. Lui mantiene la posizione e il video è perfettamente orizzontale. Ora, nella prova della modalità di volo 360 gradi, cioè il drone effettua una rotazione su se stesso, fa un pan tutto attorno, ho potuto capire che quando c'è troppa aria però alcune modalità di volo non funzionano, come in questo caso. Quindi ho provveduto a spostarmi, sono andato sotto a questa tettoia e ho riattivato la modalità a 360 gradi. Qui sì, allora il drone ha cominciato il giro e ha cominciato pure la registrazione del video. Ascoltate i motori, quanta fatica fanno a tenere in posizione il drone mentre gira su se stesso. Superato il test dell'aria, del vento. Il drone naturalmente non ha nessuno slot SD, il video registrato viene, come anche le foto, vengono registrate direttamente sul telefono attraverso la connessione Wi-Fi che ci permette anche di comandare il drone. Adesso attivo la modalità Bounce Mode, che non so a cosa serva, e il drone scende circa a mezzo metro e fa su e giù circa a un metro di altezza un po' di volte finché non interrompiamo questa modalità. Un utilizzo pratico di questa modalità di volo, onestamente, non riesco a trovarlo. Tra tutte le modalità di volo preimpostate, secondo me quella più bella, più interessante, è quella che DJI ha chiamato Up and Out, ovvero sia il drone salendo indietreggia. Questo ti permette di fare delle inquadrature molto di effetto di te, insomma, che sei inquadrato dalla camera del drone che si allontana e si alza. Purtroppo la distanza non è così elevata, non va così lontano, probabilmente per evitare la perdita del segnale wifi, però comunque l'effetto risultante è molto molto gradevole. Ora avevo provato a fare dei flip, in questo momento avevo provato a fare dei flip, ma purtroppo il drone mi dice che non è possibile, anzi l'applicazione mi dice che non è possibile perché stavo sotto al 50% della batteria residua. Pertanto ricordate che se volete fare i flip li potete fare solo sopra il 50% di carica. Quindi ho optato per rifare l'up and out perché mi piace veramente molto questo tipo di attività. I sensori ottici sulla pancia del drone evitano anche che il drone vada a scontrarsi con qualcosa che magari nel frattempo durante il volo si è messo sotto di lui. Quindi se passa un bambino sotto al drone, il drone non scenderà.
Questo viene bypassato invece nella modalità, quando attiviamo la modalità di atterraggio sulla mano. Il drone riconosce che sotto di lui c'è la nostra mano e scenderà fino ad appoggiarsi su di essa e spegnerà i motori. Alternativo al decollo automatico c'è questo tipo di decollo che praticamente ti consente di lanciare il drone, diciamo così, gli dai un colpetto verso l'alto e lui comincia a volare e mantiene l'altezza attraverso il solito barometro e i soliti sensori. A questo punto del video invece ho voluto testare l'agilità del drone, ho volato in maniera veramente molto sportiva senza star lì a guardare come venisse o meno il video che stavo registrando e come vedete il drone è anche abbastanza veloce, tra parentesi sono nella modalità lenta, sul telefono è impostata la modalità di volo lenta. Il video è veramente molto buono, però quando ci si allontana un po' troppo dal telefono, come in questo caso, vedete che c'è qualche frame perso, c'è qualche piccolo freeze, qualche lag sul video. La qualità c'è sempre, però magari c'è qualche micro interruzione che può andare a rovinare il vostro girato, tenetene conto. Prima di concludere la prova ho voluto fare qualche scatto fotografico, sono salito un pochetto e ho fatto 2-3 foto. Le foto sono a 5 megapixel e pesano indicativamente 1,5 mega l'uno, che non è affatto poco, quindi le foto sono effettivamente ricche di dettaglio. Da qui in poi sul display del telefono è apparso un banner giallo che mi indica che la batteria residua è sotto il 20% e suggerisce l'atterraggio. Io ho voluto continuare a volare per vedere cosa riuscivo a fare, insomma l'ho tenuto su anche se lui tendeva un po' a scendere. Comunque ho sempre accelerato, finché a un certo punto, quando la carica residua era all'1%, il drone è sceso autonomamente ed è atterrato dove si trova. Alle piacevoli caratteristiche di volo del Tello si aggiunge anche l'aspetto dell'autonomia. 12 minuti di volo nelle condizioni in cui ho volato, con l'aria che c'era e la fatica che ha fatto il drone a mantenere la posizione, sono veramente un risultato notevole. Fine della prova. Considerazioni finali di cose cinesi. Mi è piaciuto questo drone? Sì, mi è piaciuto e mi ha anche sorpreso perché onestamente non ci credevo. Che cosa ho apprezzato? Sicuramente i sensori ottici che sono straordinari, la camera che è di buona qualità, soprattutto considerando anche la stabilizzazione elettronica che è molto molto performante. I modi di volo che DJI ha programmato sono interessanti e pratici soprattutto, e anche l'autonomia è degna di nota perché 12 minuti credo siano, per un drone di questa tacca, siano imbattibili. Invece cosa non mi è piaciuto di questo Tello? Beh, non mi è piaciuto che l'applicazione non salva le impostazioni e non mi è piaciuto nemmeno la registrazione automatica durante le routine di volo. Preferirei che fosse l'utente, il pilota, a decidere quando registrare o meno. Nella descrizione sotto al video trovate il link per l'acquisto al miglior prezzo di questo DJI Tello, nonché troverete i link ai miei canali social Facebook e Telegram. Vi suggerisco di iscrivervi perché troverete informazioni aggiuntive nonché le migliori offerte del momento. Con questo ho concluso, vi saluto, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!